Salve a tutti Let's Player, il mio nome è AlphaGamer85 e oggi siamo tornati su Crash Bandicoot 3 Warped per la puntata finale. Come potete vedere ragazzi, sto registrando tutto filato, è il momento dell'episodio finale. In questo episodio dovremo sconfiggere il dottor Neocortex. Facciamo un attimo, poi chiudiamo. Nello scorso episodio ci siamo fatti inculare la grande. Quasi più della metà delle vite ci siamo fatti inculare. Infatti ora mi rimangono solo 9 vite. Se perdo anche queste io ce l'ho nel culo, perché veramente per arrivare fino a qui mi sono fatto un mazzo quanto oggi e domani. Però abbiamo sbloccato nello scorso episodio il bazooka sparafrutta. Ma vedrete come funziona. Ecco qua, è un'arma molto potente. Ci servirà tantissimo pure per i prossimi livelli. Questo ci permetterà di completare un po' tutte le zone. Per chi vuole completare le zone al 100%, almeno quest'arma permette di fare tutto. Ma tutto davvero. Ma dai, cosa? Suca. Mori, stronzo. Sai che stronzo che è quello? Ho vinto. Sai com'è un bel cazzo? Anzi, più di 25. Tutte quelle che ho perso non sono mai riuscito ad arrivare a 40. Ma dai! No, raga, scusatemi, ma quest'ultima puntata veramente è la più difficile per me. È vero che abbiamo della nostra un grande potere, però c'è anche da dire che veramente Cristo. Madonna mia. Ragazzi, mannaggia me quando decido di fare sti giochi. Giuro. Raga, ve lo dirò nel prossimo vlog. Smetto di fare retro gaming, giuro. Smetto di fare... Da Natale penso che smetto di fare retro gaming. Anche se non ci sarei su Playtron già è fare retro gaming. Però cazzo. Non lo devo fare.
fare. Ora mi devo... sto cazzo di livello bonus lo devo superare perché ho bisogno di vita extra. Ne ho assolutamente bisogno. Via. Ho assolutamente bisogno di vita extra, ho bisogno. Ora avete capito il perché dell'utilizzare... troppo facile. Cioè, una sola vita abbiamo guadagnato, però vabbè. Meglio di niente, ragazzi, meglio di niente davvero. Veramente. Voi non avete idea di quanto io sto sperando. Via. Madonna ragazzi, sto tirando bestemmie. Io che volevo portarvi in live la trilogia per PlayStation 4, la Ancient Trilogy. Se gioco l'originale faccio fatica. Beh, può essere che nel remake per PS4 le cose siano più semplici, per verità. Però vaffanculo. 64 su 87. Due vite tengo, ragazzi. Due vite. Che devo combinare con solo due vite? Cioè, lo scontro finale sarà difficilissimo. Lo so perché l'ho fatto tante volte. Io l'ho fatto già altre volte in passato. Lo scontro finale, mannaggia. No, no, no. Un altro livello sulla moto. Orange Asphalt. Sì, questo è stronzo, sto livello. Per quanto io sia affezionato alla trilogia originale, giuro, non ne voglio sapere nulla della trilogia originale di Crash. Yeah.
Devo rifarmi il livello. Sì! Vaffanculo! Ce l'ho fatta! Mamma mia! È stato meno impegnativo dell'altra, dell'episodio scorso. Però cazzo. Però questo non è che scherzavo come sfida. Andiamo avanti. Flaming Passion. Ma vai a fare in culo. Il bello, raga, che avevamo iniziato tanto bene su questo gioco. Avevamo iniziato e ci siamo ridotti nella merda. Ah! Non ci credo, non si era bruciato, Crash! No, vabbè. Via. Tori, un cazzo, basta che mi paghi. Io ho tanti amici. Anch'io, devi immaginare. Eccoci al checkpoint, finalmente. Sì. Sì. No, ti prego. Bazooka davvero. Succamelo tutto. Succa. Che bastardata. Sto gioco è una bastardata. Sto gioco, pur essendo molto bello, è un calcio nei coglioni per quanto è difficile. Perché questo gioco è davvero difficile. Non è questione di abilità, è davvero una difficoltà molto elevata. Dopo tutto, per la sfida, è più che è così tosto, più che altro per la sfida. Punto bonus. Livello bonus. Mo un paio di vite mi servono. Mo un paio di vite mi servono più che mai. Posso spaccare tranquillamente. Le casse le posso spaccare tranquillamente così. Alleluia. Almeno qualche vita l'abbiamo recuperata. Ah, meglio così.
E alla fine. Mi rimangio tutto quello che ho detto. Il gioco non è difficile. Devi saperci giocare. Ma dove cazzo sto andando? Due casse ho dimenticato. Chissà dove cazzo erano quelle due casse maledette. Ah, vabbè. Forse erano quelle del livello bonus. Non mi sono neanche reso conto. Ah, questo ci deve pensare però Crash a sto livello sull'aereo. Mad Bombers. Crash, Coco, ricordate, il dottor Cortex non è il solo nemico. Guardatevi da Uka Uka, figlioli. È più pericoloso di quanto si possa immaginare. Va bene. Sto giro da fa Crash. L'obiettivo è eliminare tutti quanti, ovviamente. Tutti gli aerei. Altro eliminare gli aerei, quelli che vedete qui nel posto. Gli altri mini aerei che vedete sono degli aerei di supporto. Questa cosa, questa sfida degli aerei mi ricorda moltissimo, sapete, il gioco Slide 3. Mi ricorda tantissimo Slide 3, l'onore dei ladri, quando praticamente Sly e la sua banda deve praticamente affrontare, si trovano in Olanda, devono affrontare il campionato del mondo, forse su un aereo, nel quale dovevano sconfiggere il barone nero per diventare campioni, tra cui dovevano affrontare Mugshot. Io, raga, la trilogia di Sly ve la porterò sul canale, questo shooter la porterò. Vai a fare in culo! Ce l'ho fatta! Missione completata! Dio mio! Cazzo! Madonna mia! Erano fortissimi! Fatto! Ultimo livello! Buglit! Buglight, dai. Quindi vuol dire che il livello è pieno di errori. Madonna. L'ultimo livello e poi c'è Cortex. Che poi finiamo anche questo gioco. In questo modo finiremo anche Crash Bandicoot 3. Ok. Scusatemi, ma mi sono proprio rotto. Madonna, come mandare a fanculo un coccodrillo. Secondo Crash Bandicoot. È un livello al buio, ragazzi. Tipico di Crash 2. Ho appena in tempo. E
Madonna, oh raga. Finalmente abbiamo avuto la maschera, la tripla maschera di Aku Aku. Finora non c'ero mai riuscito ad averla. Sarebbe bello poterla avere durante il combattimento finale, saremmo imbattibili. Preparatevi, livello bonus. No, ti prego. Vabbè, ho saltato 200.000 casse, però pazienza. Tanto ci sono arrivato. Mi sono giocato anche lo secondo strato di maschera. Cioè, i nostri livelli al buio sono una stronzata, non che sono facili, una stronzata nel senso che comunque ti fanno capire quanto i programmatori di questo gioco siano belli stronzi. 101 su 120, ci siamo, è il momento che tutti aspettavamo. Signore e signori, è il momento di affrontare Neo Cortex. Spiacente, questa volta dovrei essere arrabbiato. In collera, col fumo che mi esce dalle orecchie. Ancora una volta l'hai fatta in barba ai miei migliori scagnozzi. Se quelli dovrei essere migliori. Fuori di me, non è vero? Infatti, siamo furiosi! Ma sembra che ti sia sfuggito un piccolo dettaglio, piccolo fattorino arancione! Adesso che hai raccolto tutti i cristalli, tutto quello che dobbiamo fare è sottrarteli! Peccato che io vi spaccherò in mille modi diversi. Crash Bandicoot, per l'ultima volta! Dammi i cristalli! No, non ci penso proprio. Ora io devo stare attento al raggio di Aku Aku di Kauka. Perché se poco lo tocco io sono morto. Colpo è andato. Primo colpo è andato. Questo è uno degli scontri tra il bene e il male. Sì! 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 Scarpe veloci. Per correre più veloce ti premuto R2 mentre corri. Abbiamo finito anche Crash Bandicoot 3 World. Sconfitto di nuovo! Non è giusto! Forse dovrei ritirarmi su una bella spiaggia con un cocktail enorme e una donna con due grosse borse del ghiaccio da mettermi in testa. Non è ancora finita, Bandicoot! Ci sono ancora le gemme!
certo, no? Se prendessi il telegiorno il Pokémon lo inculerei a sangue, lo inculerei. Però, quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuta anche questa serie. Vi ringrazio per averla seguita insieme a me tutta. Abbiamo finito anche tutto il terzo Crash Bandicoot e l'abbiamo finito senza utilizzare il salvataggio dell'emulatore. Sembra incredibile aver finito un intero Crash senza utilizzare il salvastato. È stata una bella impresa, però ce l'abbiamo fatta. Io non lo so se riuscirò a recuperare tutte le gemme, però fatto sta che recuperarle è un inferno. E le reliquie anche, è un casino recuperarle. Vabbè ragazzi, che dirvi, spero che anche questo gameplay vi sia piaciuto. Vi ricordo che domani 31 uscirà lo speciale di Halloween. Domani sera più o meno dovrebbe uscire. Io vi saluto e ci rivediamo al prossimo gameplay.